Siamo al settimo dei 24 passaggi ravvicinati attorno al Sole previsti per Parker Solar Probe. È il 17 gennaio 2021 e la sonda solare della NASA si trova nel suo punto più vicino alla nostra stella, il suo perielio. Nello stesso giorno, una fortunosa congiunzione vede Solar Probe guardare il Sole dallo stesso lato della Terra, attorno alla quale sono in orbita alcuni telescopi spaziali solari. È un'occasione unica per vedere la nostra stella e la sua attività in Technicolor, chiamando in concerto altri osservatori e strumenti che lavorano allo stesso caso scientifico, il campo magnetico e il vento solare. La materia più energetica, che si trova nella regione atmosferica che conosciamo come corona solare, viene osservata dal telescopio a raggi X giapponese XRT a bordo della sonda Hinode della Japan Aerospace Exploration Agency e della NASA. Sempre in orbita attorno alla Terra e con gli occhi puntati al Sole, il Solar Dynamics Observatory della NASA cattura immagini nell'ultravioletto e nel visibile e traccia mappe magnetiche della nostra stella. Qui stiamo guardando il Sole con un filtro centrato a 211 angstrom di lunghezza d'onda, l'ultravioletto estremo, quello emesso dalla materia solare con una temperatura superiore a 1,5 milioni di gradi. Quelle evidenziate in colore bianco sono le regioni attive. Le regioni scure, invece, sono i buchi coronali, regioni in cui il campo magnetico è aperto e da cui il vento solare precipita nello spazio. Non solo immagini ultraviolette, ma anche spettri. Scomponendo la luce UV in varie lunghezze d'onda, l'Interface Region Imaging Spectrograph della NASA, IRIS, osserva l'atmosfera su diversi piani, a diverse altezze. Ci troviamo a poche migliaia di chilometri sopra la cromosfera, in una regione che si interfaccia con l'atmosfera solare estesa, ricca di campi magnetici intensi e attività, che spesso regala esplosioni di luce e materia solare. Anche il Global Oscillation Network Group della National Science Foundation, GONG, ha guardato l'area del Sole più vicina a Parker Solar Probe, con lo scopo di trovare le regioni di origine del vento solare misurato dalla sonda. GONG è una rete di imager solari distribuiti in tutto il mondo che sfrutta l'effetto Zeeman, ovvero la divisione della luce in più lunghezze d'onda sotto l'influenza di un campo magnetico per creare mappe magnetiche della superficie solare. In queste mappe orarie, che vanno dal 12 al 23 gennaio 2021, le regioni nere corrispondono a un'orientazione delle linee di campo verso la superficie del Sole, mentre le immagini bianche indicano dove le linee di campo fuoriescono, portando con sé anche particelle del vento solare. Due giorni dopo essere partito dal Sole, il vento solare arriva in prossimità del nostro pianeta. Trova ad attenderlo le sonde TEMIS della NASA, abbreviazione per Time History of Events and Microscale Interactions During Substorms, che cercano di capire come l'attività solare influenzi il campo magnetico della Terra. Le sonde si muovono dalle fasce di Van Allen alla cosiddetta magnetoguaina, la regione tra la magnetopausa e l'onda d'urto del vento solare sul campo magnetico terrestre. Il vento solare osservato il 20 gennaio nelle regioni di accumulo, partito dunque dal Sole nel giorno del perielio di Parker Solar Probe, era un po' più lento e due volte più denso del solito, dato confermato anche dall'Advanced Composition Explorer e Wind della NASA.